Rieccoci ancora insieme e benvenuti alla quarta puntata di Zona Sport. Anche questa sera riflettori puntati su tantissimi sport, in particolare pallacanestro, pallavolo, calcio, calcia 5 e pallamano. Vi presento subito gli ospiti. Sono qui con me in studio Edoardo Fontana della Fortitudo Moncada d'Agrigento. Ciao e benvenuto. Buonasera. E poi ancora per la SEAP Pallavolo Aragona, la centrale Ambra Composto. Buonasera Ambra e benvenuta. Buonasera a tutti. Per il calcio, il capitano della Olimpica Akragas, Giulio Castaldo. Buonasera a tutti. Ciao Giulio e benvenuto anche a te a Zona Sport. Tanti gli argomenti che affronteremo questa sera, ma subito per rompere il ghiaccio parliamo delle gare che hanno disputato i nostri ospiti. Peccato per la Fortitudo Agrigento che ha perso giocando una buonissima partita contro Treviglio. Edoardo Fontana, una sconfitta che ci può stare contro una grande squadra, Treviglio. Assolutamente sì, ci può stare, ma diciamo che avremmo potuto portare a casa anche questi due punti, dato che abbiamo giocato in casa. Sapevamo dall'inizio che sarebbe stata una partita tosta, perché loro anche sono una squadra come noi, che ha disponibilità di 8-9 giocatori. Diciamo che ci ha penalizzato la nostra partenza molto soft, come ci è capitato anche precedentemente, ma mentre precedentemente appunto siamo riusciti a recuperare lo svantaggio, soprattutto negli ultimi quarti, questa volta purtroppo questo non è stato possibile, sia per meriti loro ma anche per comunque dei meriti nostri. Alla fine tanti applausi per entrambe le formazioni, perché lo spettacolo è stato meraviglioso al Palamoncada. Chi sì, è rimasto a casa ha perso una grande occasione per vedere una grande pallacanestro. Questo assolutamente sì, perché comunque siamo un gruppo giovane che ci mette sempre tanta energia e tanto cuore, ecco. Ci teniamo sempre a far bene, e anche questa volta, quando diciamo la partita non era dalla nostra parte, abbiamo rischiato di recuperarla, anzi ci eravamo quasi riusciti, ma loro sono stati bravi soprattutto nei minuti finali a chiudere la partita, e quindi non ci hanno permesso la rimonta. La sconfitta è costata la vetta della classifica, sì, la Fortitudo, sì. Perché Roma ha vinto sul campo di Capo d'Orlando. Roma sicuramente, diciamo, la Virtus Roma, certo, sicuramente è la favorita per, possiamo dire, per un roster molto esatto, per il salto di categoria, per il salto in A1. Possiamo comunque ritenerci soddisfatti per questo inizio di stagione, dato che comunque abbiamo perso sì la prima posizione, ma siamo secondi da soli, anzi a 10 punti con Bergamo, ma con lo sconto diretto a favore. Vediamo adesso di riuscire a portare a casa i due punti domenica prossima a Latina, dove sicuramente ci aspettano. Parleremo a lungo della prossima partita, ma analizzeremo anche il campionato di Serie 2 di pallacanestro maschile. Adesso parliamo di pallavolo con Ambra Composto. La SEA Paragona è tornata in campo dopo la pausa, ma soprattutto dopo la sconfitta contro il Santa Teresa di Riva, ed è stato un ritorno in campo praticamente perfetto. 3-0 al Volley Terrasini, non c'è stata mai partita sabato al Nicosia. Ambra. Sì, diciamo che siamo riusciti a scrollarci un pochino di dosso questa brutta sconfitta fuori casa, che ci poteva stare, però pesa sempre perdere. E, no, sì, grazie a Dio all'inizio siamo partite un pochino tentennanti, un pochino il freno a mano tirato, per forse tanta voglia di dimostrare e di fare bene. E poi già dal secondo set siamo riuscite a smollare un poco e a giocare come sappiamo. Non c'è stata mai partita al Nicosia. Il Volley Terrasini tecnicamente inferiore alla SEA Paragona. Sì, loro sono comunque una squadra che lotta per la salvezza. Sì, è ripescata all'ultimo momento, quindi hanno avuto anche difficoltà magari a fare squadra tra le giocatrici. Erano organizzati per fare la Serie C a vincere. E quindi ritrovarsi catapultati in B2 magari non è facile, quindi giustamente i valori in campo sono nettamente diversi. Però all'inizio del primo set un pochino in difficoltà ci hanno anche messo, poi è andata benissimo, sì, per sì, la SEA Paragona. Sì. Parleremo a lungo anche di SEA Paragona, vedremo un servizio, le interviste post gara, ma adesso dalla pallavolo passiamo al calcio. Torneo di promozione, l'Olimpica Akragas frena in casa contro il modesto Villabate, Alessaneto finisce 1-1, ne parliamo con Giulio Castaldo, capitano dei Biancoazzurri. Giulio, perché questo stop
inaspettato alla vigilia? Ma diciamo che quella di ieri è stata una partita strana, che però nel calcio spesso si verifica quando non chiudi le partite, appunto. Eh sì, quanti gol avete sbagliato? Diverse occasioni. Diciamo che la partita era iniziata bene, che siamo riusciti a sbloccarla subito, poi diverse occasioni mancate, poi ci hanno costretto, diciamo, in un secondo tempo con un approccio diverso. Mancata sicuramente quella cattiveria, e poi senza subire un tiro purtroppo è arrivato il pareggio degli avversari, che non avevano niente da perdere, lo sapevamo. Ripeto, è stato un approccio sbagliato forse alla partita e ci è costato, diciamo, la vittoria. Purtroppo c'è stato l'errore del nostro portiere, sì, il giovane Sgroi ha favorito un po' il pareggio della formazione. Diciamo che gli errori li abbiamo fatti tutti, dagli attaccanti, sì, centrocampisti. Quando sbaglia l'attaccante ci può stare, quando sbaglia il portiere purtroppo si subisce. In realtà poi diciamo che più un errore tecnico è stato un errore dovuto, sì, alle scarpette che non erano adeguate, infatti scivolato. Si sa che il portiere deve giocare con le chiodate. Eh sì. Purtroppo questa fa parte anche dell'inesperienza e quindi ne faremo tesoro. Senti, a fine gara avete chiesto umilmente scusa ai tifosi che vi hanno incitato per 90 e passa minuti. Sì. Un bellissimo gesto da parte vostra, ma complimenti ai tifosi biancoazzurri. Sì, infatti, che nonostante il torneo di promozione sono lì a tifare per questi colori. Infatti è dall'inizio che abbiamo sempre ringraziato i nostri tifosi per il sostegno, perché non è facile dopo il fallimento dell'anno scorso, diciamo, stare vicino a questa nuova realtà. Però devo dire che sono ogni domenica sempre calorosi e ci stava a chiedere scusa dopo una prestazione che purtroppo non è arrivata e non è arrivato nemmeno il risultato che speravamo. Tra poco vi sveleremo i nuovi dirigenti dell'Olimpica Caracas, si pianifica il futuro della società bianco-azzurra, vi diremo nome e cognome di chi entrerà a far parte di questa dirigenza e avremo anche un'intervista speciale con il presidente dimissionario Giovanni Amico, ma tra qualche istante. Adesso parliamo ancora di calcio, campionato di Serie D, vediamo un po' il quadro della nona giornata, questi risultati: Bari, Città di Messina 1-0, Cittanovese, Castrovillari 1-3, poi Marsala, Locri 1-0, Messina Città di Gela 3-0, Roccella Nocerina 1-2, Rotonda Portici 1-1, San Cataldese Palmese 0-1, Troina Igea Virtus Barcellona 1-1, Turris Città di Acireale 3-1. Per questa classifica in testa c'è il blasonato Bari con 23 punti, poi Nocerina 18, Turris e Palmese 15, Locri e Gela 14, Marsala, Castrovillari, Portici 13 punti, Cittanovese, San Cataldese 11, Acireale 10 punti, Troina e Roccella 9, Messina, ACR Messina 8, Città di Messina 6, Igea Virtus 6 punti, ultima la squadra del Rotonda con 4 punti. Vediamo il servizio sulla gara San Cataldese Palmese 0-1, gol dell'ex. Buon pomeriggio, ben ritrovati dallo stadio Valentino Mazzola di San Cataldo. Un saluto da parte di Giuseppe Ficarra e Alberto Foresta. Vi racconteremo oggi San Cataldese Palmese, gara della nona giornata del girone di andata del campionato di Serie D, girone I. La San Cataldese scende in campo con Serenari, Florio, Tosto, Di Stefano, Di Marco, Longo, Bruno, Costanzo, Aloia, Maimone e Gheye. Panchina composta da Franza, Miano, Passanante, Giarrusso, Di Grazia, Lo Giudice, Cocuzza, Leonardi e Condorelli. In panchina il signor Giuseppe Mascara. La Palmese scende invece in campo con Barbieri, Piras, Gambi, Lucchese, Chidichimo, Cinque Grana, Calivà, Trentinella, Wattara, Sabba e Pascarella. Panchina composta da Yusufi, Pittelli, La Villa, Colica, Basile, Barbaro, Mistretta e Bonaddio. Allenatore il signor Ivan Franceschini. Dirigerà la gara di oggi il signor Andrea Calzavara della sezione di Varese, coadiuvato dagli assistenti Leonardo Battista della sezione di Pesaro e Daniele Cordella, anch'egli della sezione di Pesaro. È iniziata San Cataldese Palmese. Che poi sbaglia però l'impostazione. Adesso è Trentinella per Calivà. Si gioca a centrocampo adesso. Trentinella sventaglia dall'altra parte dove trova libero un compagno.
viene chiamato l'inserimento da parte di Chidichimo. C'è il tocco e Ouattara prova a sorprendere Serenari. C'è Maimone, il suo cross che è un tiro e Barbieri blocca. Maimone ruba un pallone, poi mette una sfera in mezzo per Aloia, però arriva con un attimo di ritardo, deve mettere dietro. Ancora un cross di Bruno, poi Maimone sfiora il gol. Adesso ripartono i neroverdi con Saba, prova a mettere il pallone in mezzo con Serenari che blocca a terra. È Longo, Costanzo per Gueye, mette giù il pallone. Bruno apre a sinistra da Maimone, Maimone entra in area, c'è il cross troppo sul portiere. Si chiude qui il primo tempo, San Cataldese 0, Palmese 0. Si tende il fischio adesso, partiti, comincia il secondo tempo di San Cataldese Palmese, affrontato bene da Di Marco, riparte la San Cataldese con Florio, prova a mettere il pallone in mezzo per Aloia, c'è l'anticipo da parte di Barbieri, c'è il lancio lungo di testa Longo, Ouattara anticipa con Dorelli, mette il pallone in mezzo e c'è il gol. Il gol di Ouattara, vantaggio palmese quando siamo al 26esimo, un fulmine a ciel sereno per la San Cataldese con l'attaccante ex Verde Amaranto che non esulta infatti. Che auto di Cuperto Piccimo campionato alle spalle del Bari, che non mi credi, ora che recupera ora palla, ma gliela sradica, buon addio. Poi c'è il fallo, c'è il rosso diretto, cartellino rosso per Condorelli. Finisce qui, si conclude San Cataldese Palmese 0-1 con la rete nel secondo tempo di Ouattara. E vediamo adesso il prossimo turno del campionato di Serie D di calcio, Girone I, queste le gare in programma domenica prossima, Castrovillari-Bari, Città di Acireale-Marsala, Città di Gela-San Cataldese, Città di Messina-Messina, un derby da non perdere a Messina, Igea-Virtus-Barcellona-Turris, Locri-Cittanovese-Nocerina-Troina-Palmese. Rotonda, Portici, Roccella. E dal calcio torniamo alla pallacanestro, vediamo subito i risultati della giornata numero 7 in Serie A2. Leonis Roma Legnano 90-73, Bergamo Biella 81-76, Casale Monferrato Tortona 77-82, Orlandina Virtus Roma 89-95, Trapani Virtus Cassino 91-86, Fortitudo Agrigento Treviglio 83-91, Rieti Latina 77-74, Scafati Siena 85-73. Edoardo Fontana, un commento su questi risultati, la settima di andata, come detto ha vinto la capolista Virtus Roma su un campo insidioso, difficilissimo, quello di Capo d'Orlando. Assolutamente sì, sono stati, possiamo dire, tutti i risultati, quasi nessuna sorpresa, chi doveva vincere ha rispettato il pronostico, anche se in questo campionato tutte le partite saranno combattute, sono dell'idea che fino alla fine molte squadre saranno, diciamo, nello stesso posto in classifica, ecco. E vediamo il servizio sulla partita Fortitudo Agrigento Remen Treviglio. Agrigento e Treviglio hanno dato vita ad una partita entusiasmante, incerta fino alla fine. I due punti sono andati, e con merito alla formazione ospite, Treviglio ha sbancato il Palamoncada con una grandissima prova del collettivo. Risultato finale 83-91, con questi parziali, primo quarto 14-19, secondo 28-26, terzo 19-28 ed ultimo 22-18. Il quintetto di coach Vertemati è rimasto sempre concentrato, preciso al tiro soprattutto dalla lunga distanza ed efficace in difesa. La Fortitudo Agrigento invece è mancata
in alcuni elementi, ma è uscita a testa altissima dal confronto. È la prima sconfitta intera della stagione, la seconda in campionato per i biancoazzurri. Ospiti subito in partita con Pecchia e Roberts, protagonisti assoluto. Il Treviglio tocca anche un vantaggio di 5 punti grazie al fattivo contributo della panchina. Il neacquisto Nikolic ci mette un po' per carburare e quando lo fa sono seri problemi per Agrigento. I canestri di Cannon e Ambrosin tengono a gara la Fortitudo, che però fatica sotto i tabelloni. Dopo aver vinto il primo quarto, il Treviglio continua a segnare con regolarità. Il secondo quarto è ricco di canestri, il capitano Evangelisti suona la carica ed il quintetto di coach Franco Ciani realizza 28 punti nei 10 minuti. Ma Treviglio è tatticamente perfetto e stoppa sul nascere ogni tentativo di rimonta dei padroni di casa. Si va al riposo lungo sul punteggio di 42-45, Agrigento in netta crescita. Borra e compagni tornano sul parquet ancora più determinati di prima. Chris Roberts inizia a fare il fenomeno, ma un po' tutti vanno a segno in casa Treviglio. È il quarto che dà una impronta importante alla partita. Il Treviglio segna 28 punti contro i 19 di Agrigento. La squadra ospite pregusta il successo contro la capolista. Vittoria che si materializza nell'ultimo quarto con un pizzico di fortuna. Il quintetto di Ciani arriva a meno 2 ed Evangelisti non riesce a segnare la tripla del clamoroso sorpasso. Nel finale il Treviglio è più lucido e porta a casa il successo tra gli applausi dello sportivissimo pubblico agrigentino. Per Agrigento una sconfitta che non pregiudica affatto l'ottimo campionato finora disputato. Ancora con Edoardo Fontana, uno dei protagonisti della sfida del Pala Moncada. Edoardo, Treviglio dove e come l'ha vinto questa partita? Tatticamente è stata perfetta la squadra? Assolutamente sì, sicuramente a livello, avevano preparato la partita molto bene, sono riusciti a metterci in difficoltà spezzando quasi tutti i nostri giochi d'attacco. Possiamo dire che sono stati aiutati anche dalle grandi percentuali dal campo, perché hanno portato più di, esatto, credo, sei giocatori in doppia cifra, quindi diciamo che questo non ci ha reso la vita facile e siamo stati penalizzati anche dal nostro magari scarso rendimento difensivo, che di solito invece è la nostra forza. Era questa la gara che vi aspettavate? Assolutamente sì, sapevamo che loro erano una squadra, possiamo dire, abbastanza giovane come noi, che corrono molto in contropiede e si affidano nei momenti principali al loro americano, come hanno fatto in molte occasioni. Roberts ci ha messo in difficoltà in molte occasioni, soprattutto anche quando stavamo cercando di recuperare, è stato bravo a spegnerci subito, ecco. Nell'ultimo quarto una grandissima rimonta, eravate a meno 2, esatto, dal Treviglio, poi Evangelisti quella tripla che il ferro sputa via. Ecco, purtroppo, ecco, se lì, quella avete se, capito, se, non è serata, non è assolutamente serata. Sì, peccato, purtroppo, peccato. Se avesse segnato quella tripla potevamo sperare in un finale diverso, ecco, ma la pallacanestro è così, un canestro sbagliato, un canestro segnato può fare tutta la differenza del mondo. E adesso vediamo il servizio sulla sconfitta in casa di Capo d'Orlando e la vittoria della capolista Virtus del Roma, che non si ferma più. Il servizio, vediamo. La Benfap Capo d'Orlando cade al Palasichele Archivi contro la capolista Virtus Roma con il punteggio di 89-95. La squadra di coach Sodini esce dal parquet a testa alta tra gli applausi del pubblico, giocando alla pari per 40 minuti contro la favorita per la promozione del girone ovest di A2. Una gara equilibrata e a strappi, in cui i paladini raggiungono anche il più 8 a metà del secondo quarto, guidati dai soliti Trish e Parks, ma Roma fa sempre valere il suo enorme potenziale, anche grazie alle alte percentuali dall'arco. Nel finale, 4 punti consecutivi di Moore valgono il più 7 Roma a 4 minuti dal termine della gara. Trish e compagni ci provano ancora, ma a 10 secondi dalla fine, dalla lunetta Moore scrive un più 6 che taglia le gambe agli uomini di coach Sodini. Non possiamo prescindere dai 40 minuti di impegno difensivo da parte di tutti. Anche oggi ci sono stati momenti in cui alcuni nostri giocatori hanno fatto sciopero per 2 azioni, 3 azioni, 4 azioni, contro Roma te la fanno pagare. Offensivamente parlando, dopo una partita che tutto sommato non avevamo giocato come contro Bergamo, siamo ritornati agli stessi errori, prendendo tiri da 3 senza criterio per decidere di fare gli eroi. Invece le partite non le vincono gli eroi, le vincono le squadre. E ci deve essere una ragione per cui a un certo punto, a fronte del fatto che noi facevamo 2 e subivamo 3, la soluzione era stringere le maglie difensivamente parlando e in attacco riuscire ad aprire il campo con una
più di una penetrazione, più di una situazione che impegnasse l'area di Roma e poi a fronte di una riapertura della palla al limite avere dopo un extra passaggio un tiro con percentuale sicuramente più alta della nostra. Alla fine la differenza di questa partita assolutamente eclatante è nel numero di tiri liberi tirati, ma non del numero di tiri liberi tirati, ci tengo a precisarlo, per un metro arbitrale discontinuo tra le due squadre, anzi, ma per una assoluta mancanza di iniziativa da parte nostra. E diamo adesso uno sguardo alla classifica. In testa, come detto, c'è la Virtus Roma con 12 punti, poi al secondo posto Fortitudo Agrigento e Bergamo a quota 10, Casale Monferrato, Scafati, Capo d'Orlando, Trapani, Rieti, Leonis Roma 8 punti, Latina, Treviglio, Biella 6, Siena 5, Tortona 4 punti, Legnano 2, Virtus Cassino ultima con 0 punti. Dunque, Edoardo Fontana, la classifica dell'Agrigento rimane comunque bellissima perché una squadra costruita per una tranquilla salvezza si ritrova lì. Sì, noi siamo, come ho già detto, siamo una squadra giovane, quindi anche questa per molti anche è il primo anno di Serie A2. Siamo contenti di quanto abbiamo fatto fino ad ora, con il lavoro quotidiano e con il lavoro appunto che continueremo a fare, sono dell'idea che riusciremo a toglierci anche molte altre soddisfazioni. Tornando alla gara contro Treviglio, il pubblico ancora una volta, chi è venuto a vedere la partita mi ha dato una grandissima mano carica, sì. Già, il pubblico diciamo ci sostiene sempre in casa, è sempre bello giocare in casa e speriamo appunto che vengano sempre più persone a sostenerci. Siamo in primis noi, penso che con la nostra appunto energia e con la nostra voglia di recuperare sempre, perché non è stata la prima volta che ci siamo trovati sotto, coinvolgiamo il nostro pubblico che ci supporta sempre fino dall'inizio alla fine. Ma qual è il vostro principale obiettivo? È la salvezza, sì. Però sì, avete un posto della classifica? Se, ovviamente noi sogniamo i playoff, ecco. Beh, non sogniamo, per ora siamo ben dentro i playoff e cercheremo di portare avanti questo obiettivo, ecco. Mentre sogna il salto di categoria, la SEAP Pallavolo Aragona, la squadra costruita per vincere il campionato, al momento siete quarte, quinte in classifica, tra poco vedremo anche la classifica della SEAP Aragona. Ambra, è possibile ottenere il salto di categoria? È ancora presto per parlarne, per dirlo, però... Beh sì, siete a tre punti dal primo posto. Sì, ma oltretutto se si va a guardare la classifica siamo tra poco la quarte vedremo. Quinte, sì. Ma comunque perché abbiamo già riposato. In testa tre formazioni, poi Volley Giarre con 10 punti, Aragona con 9 punti, però avete già osservato un turno di riposo. Come anche Santa Teresa, mentre le altre che sono sopra devono ancora riposare. Farlo. Sì, allora vediamo subito i risultati per quanto riguarda la pallavolo, torneo di serie B2, girone I, la quinta giornata, queste le gare nel weekend. Questi risultati: Termini Palermo Castelvetrano 3-0, Condor Catania Volley Giarre 3-0, Volley Pizzo Calabro Nola 3-0, prima vittoria per il Volley Pizzo Calabro, poi Nemesi Stabia Pedara 3-1, Battipaglia Volley Reggio Calabria 0-3, e come detto SEAP Aragona Volley Terrasilio 3-0, ha riposato una delle capoliste Santa Teresa di Riva. E noi vediamo il servizio sulla bella e facile vittoria della SEAP Pallavolo Aragona in casa 3-0 contro il Volley Terrasilio dell'ex Loiacono e Russomando. Grande prova di forza della SEAP Aragona che batte nettamente al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento il Volley Terrasini nella quinta giornata di andata del campionato di Serie B2. Il sestetto di coach Francesco Eliseo si è imposto 3-0 con questi parziali 25-17, 25-15, 25-14. La partita è stata a senso unico, letteralmente dominata dalla formazione bianco-azzurra, apparsa tecnicamente più forte l'avversario in ogni fondamentale. Tutte le giocatrici della SEAP Aragona hanno disputato una partita oltre la sufficienza, mostrando carattere, grinta e grande determinazione fin dalla prima battuta. Coach Eliseo ha iniziato e finito la partita con il seguente sestetto: Baruffi in palleggio, Bicchieri opposto, Cusumano e composto centrali, Cammise e Falcucci, Martelli ricevitori. Nel ruolo di libero ha giocato Martina Marangon. Il Volley Terrasini, allenato da Vincenzo Daccardi, ha risposto con Caruso, Incognito, Russomando, Russo, Anza e Di Pisa con Loiacono libero. Nel corso del match sono entrate tutte le componenti della panchina.
Il primo set è stato inizialmente equilibrato, poi la Sea Paragona, grazie ad un efficiente gioco di squadra, è riuscita a dominare il volley Terrasini. Dopo il parziale di 8-5, la squadra di casa ha messo a segno l'allungo decisivo, 21-16, e ha chiuso il set in appena 25 minuti di partita. Anche il secondo set è stato dominato da Falcucci e compagne, brave in battuta, a muro e nei contrattacchi punto. La Sea Paragona tocca un vantaggio iniziale anche di 6 punti, 10-4, che gli permette di chiudere in scioltezza il set senza particolari difficoltà. Il terzo set ha poco da raccontare, con il sestetto bianco-azzurro superiore in ogni zona del campo. I parziali sono nettamente a favore delle padrone di casa, 10-2, 15-6 e 22-10. Al termine della partita, il folto pubblico presente al Palanicosia ha riservato lunghi applausi alle ragazze della SEAP Aragona, tornate al successo dopo la sconfitta di Santa Teresa di Riva e il turno di riposo. Nella prossima giornata di campionato, le biancoazzurre saranno impegnate in trasferta contro il Nola. Ancora con Ambra composta, ancora per analizzare la vittoria della SEAP Pallavolo Aragona. Era questa un po' la partita che vi aspettavate contro il Volley Terrasini? Come detto, squadra costruita per una tranquilla salvezza. Aragona nettamente superiore in ogni fondamentale, la squadra palermitana. Ambra? Sì, sì, ci aspettavamo comunque che in qualche modo ci mettessero in difficoltà, perché sappiamo bene che contro di noi tutti quanti danno il massimo, perché si va a giocare senza nulla da perdere, e spesso è fastidioso, è molto più complicato a volte così. Però alla fine sì, abbiamo fatto valere in campo quello che siamo, i valori e tutto quanto. Abbiamo visto i risultati? Tutto nella normalità? Sì. La quinta giornata? Sì, 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 sì. Più o meno, se non sbaglio, sì. Oddio, il derby catanese contro Catania, il derby catanese Giarra, era forse più un'incognita, cioè si aspettava una gara magari più combattuta, sì, o magari un 3-2, nessun tie break nella quinta giornata, una sola vittoria in trasferta, quella del Reggio Calabria, che affronterà la capolista Santa Teresa di Riva nel prossimo turno. Sì, Reggio ha una squadra comunque che può dare molto fastidio, perché è un po' la mina vagante di questo girone. Sì, assolutamente sì. Ha due bande, due attaccanti che l'anno scorso hanno fatto erano nella squadra che è stata prima per molto tempo, e che poi all'ultima giornata ha perso la testa della classifica e ha fatto i playoff. Una di loro, Speranza, è forte, ha fatto B1, ha fatto anche la 2, quindi assolutamente una squadra. Vedremo cosa accadrà buona, domenica prossima. Sì. Tra Santa Teresa Reggio non Calabria dovrebbe avere, Santa diciamo, Teresa vita facilissima. Saremo dunque a vedere. Torniamo al Palasport Pippo Nicosia di Agrigento per ascoltare le interviste post gara di Sea Paragona Volley Terrasini. Netta sui valori, è chiaro, delle squadre, però devo dire che a tratti le ragazze sono riuscite a tenere impegnate le ragazze avversarie. Devo dire anche che in certi frangenti non si è vista tutta la differenza, diciamo, che gli organici dovrebbero fare intravedere. E noi naturalmente, per stare aggrappati a queste partite, facciamo una fatica enorme che poi in certe partite del set la viene pagata caramente, diciamo. Questa era una partita che sicuramente vedeva sulla carta l'Aragona vincente. Noi ovviamente abbiamo cercato di dare il massimo. Io quando entro in campo non guardo chi c'è dall'altra parte, la classifica o il curriculum, sinceramente voglio sempre vincere. Poi giustamente onore all'Aragona, che è un'ottima squadra, progettata, mi ricollego a quello che ha detto prima il mister, per vincere il campionato. Invece noi siamo state ripescate, quindi diciamo che gli obiettivi erano completamente diversi, e anche il tempo che dedichiamo agli allenamenti è sicuramente diverso, perché tutte lavoriamo, comunque studiamo, però questo non toglie il fatto che noi combatteremo ogni partita per raggiungere l'obiettivo che ci siamo prefissati a inizio anno. Quindi comunque questa partita di oggi è servita anche per provare determinate situazioni, provando un po' tutte, perché sono le partite in cui si può usare di più, no? E quindi devo dire che a tratti sono soddisfatta, perché c'è stata una reazione, a tratti un po' meno perché abbiamo subito molto. Però diciamo che noi ci siamo comunque fatte la nostra partita. Potevamo sicuramente dare di più, si può fare sempre di più. Noi dovevamo rispondere presente dopo la sconfitta di Santa Teresa. Purtroppo, ad onor del vero, si parlava di un bello spettacolo. Sicuramente credo che possiamo fare molto meglio. E, insomma,
faremo di tutto per farlo. Abbiamo sofferto un po' all'inizio, più che altro il ritorno all'agonismo, perché siamo stati fermi una settimana, venivamo dalla sconfitta, però poi ci siamo lasciati andare e credo che dal secondo set si sia vista anche una buona pallavolo. Era importante soprattutto non tanto a livello di classifica quanto per il morale, perché appunto, come è stato detto, è successo in Santa Teresa, poi c'è stata la pausa, quindi vuoi o non vuoi sei ancora indietro, nel senso ci ripensi, quindi per il morale faceva bene questi tre punti. È stato un ottimo spettacolo ed un piacere onestamente assistere alla vittoria della squadra, una vittoria così, devo dire, anche schiacciante. Cosa rappresenta per voi essere al fianco di questa formazione, di questa squadra? Sicuramente un grande onore. Un grande onore sicuramente. E adesso vediamo la classifica del torneo di Serie B2. In testa ci sono tre formazioni: Santa Teresa di Riva, Volley Reggio Calabria e Condor Catania con 12 punti. Poi Volley Giarre 10, Sea Paragona 9 punti, Pedara 8, Termini Palermo, Nemesi Stabia 6, Battipaglia, Castelvetrano, Nola, Volley Terrasini, Volley Pizzo Calabro 3 punti. Classifica che rispecchia un po' l'andamento del campionato, Ambra. Sì, assolutamente sì. Diciamo che sapevamo già che tra, chiamiamoli, fanalini di coda dovevano essere più o meno quelli. Nola è la squadra che andremo ad affrontare, sabato prossimo. È molto giovane, è molto molto giovane, cioè sappiamo ci sono proprio ragazzine, e effettivamente sono alla parte più bassa della classifica, non hanno vinto neanche una partita. Dunque dovrebbe essere una trasferta, almeno sulla carta, facile per la Sea Paragona. Sì, sempre con il solito discorso che contro di noi probabilmente gli riuscirà tutto, cioè, e ci metteranno in difficoltà in qualche modo. Io sono del parere che comunque noi siamo il peggior nemico di noi stesse, cioè possiamo fare il bello e il cattivo tempo, dobbiamo stare solamente un pochino più serene e un po' più sicure delle nostre potenzialità. In realtà anche noi abbiamo una squadra che non è navigatissime, c'è qualcuno con più esperienza, ma molte sono giovani e magari non hanno tantissimi campionati sulle spalle. Questo un pochino può pagare, però le potenzialità ci sono tutte. E si aspetta anche il rientro delle due italo brasiliane, Jacqueline do Nascimento e Camilla Macedo. Sì, Camilla dovrebbe essere tesserata in settimana e dunque sì, potrebbe aver risolto i problemi burocratici. Sta recuperando già questa settimana, per fortuna è iniziata ad allenarsi. Jacqueline è già pronta. Ancora piano piano, perché il fastidio alla gamba ancora ce l'ha, però sta recuperando, finora va tutto bene. Camilla, speriamo, ci siamo, si è allenata sempre. Ci siamo per il tesseramento, grande professionista Camilla Macedo. Sì, assolutamente sì, anzi ci dà sempre una mano grandissima. È la vostra poverina. Prima non è tifosa. Facile fare... fare quello che ha fatto, però dovrebbe, questa settimana finalmente forse dovremmo averla. Dovremmo averla in campo sabato contro Nola. Passiamo al calcio e chiedo a Giulio Castaldo, tifoso dell'Acragas, agrigentino puro sangue, che effetto ti fa, Giulio, vedere il Licata, antagonista dell'Acragas, in testa al torneo d'eccellenza, indirizzato verso la Serie D? C'è da dire che già dall'anno scorso avevano posto le basi per fare un campionato importante, poi non sono riusciti a vincere il campionato. Quest'anno è forse la squadra più accreditata per questo salto di categoria. Di categoria, sì. Io personalmente penso alla mia di squadra, quindi diciamo che sono concentrato molto sull'Acragas per riportare l'Acragas nelle categorie che merita. E diamo lo sguardo al torneo di eccellenza, girone A. Giunto alla decima giornata, questi risultati: Cus Palermo Canicattì 1-1, Castellammare Alcamo 0-0, Dattilo Noir Licata 3-7, Geraci Mazzara 1-0, Mussomeli Sant'Agata 0-0, Caccamo Partini Caudace 1-2, Profavara Mussomeli e Profavara Parmovala, scusate, 0-2, Marsala Castelbuono 2-0. Come detto, il Licata ha vinto 7-3 fuori casa sul campo del Dattilo Noir. Vediamo gli highlights.
Buon pomeriggio amici sportivi, siete collegati con il Giovanni Mancuso di Paceco per la 10ª giornata del campionato di eccellenza girone A siciliano tra Dattilo e Licata. Una grande occasione per il Licata, visto che ieri il Canicattì è stato fermato sul pareggio sul campo del Cus, anche se si è giocato in campo neutro a Monreale, quindi oggi il Licata può allungare. Chiaramente, ripeto, psicologicamente in cielo il Licata, all'inferno il Dattilo, visto i risultati delle ultime giornate. Attenzione al cross di testa, Rizzo, e gol! Il Licata passa in vantaggio, solo 6 minuti, e la sblocca Leandro Rizzo, assist di Davide Testa, un pallone che ha trovato tutto solo Rizzo, dalle parti di Tosto, con un piattone l'ha piazzata, e il un po' disturbato dal sole, ma riesce a metterla giù. Poi Cannavò di prima per Rizzo, che può puntare Monforte. Attenzione, Rizzo, pallone di ritorno, Cannavò, la finta, la palla passa, Testa, e c'è il doppio, il Licata, Antonio Cannavò, 2-0, minuto 15, la raddoppiata, Cannavò, un'azione tutta di prima, Cannavò, Rizzo, la palla in mezzo di nuovo per Cannavò, che riprenderà con questa rimessa laterale per i padroni di casa. Pallone alto a cercare Secan, c'è Cassero che prova a difendere, attenzione a Bono, il tiro e il gran gol di Vito Bono, la riapre lui, primo gol subito dall'Licata su un'azione di gioco, un Dattilo che con una finta elude l'intervento di San Giorgio, palla, attenzione a fil di palo, ancora Bono, Licata ancora scosso, confuso dopo la rete subita praticamente un minuto fa contro il Castellammare. Vediamo se riuscirà a bissare ancora oggi, convinto, la palla passa deviata, e c'è il terzo gol del Licata, non esulta Roberto Convinto che segna il 3-1, il gol dell'ex non esulta, ma è una liberazione per questo Licata che dopo essere stato messo sotto per circa 10 minuti dal Dattilo lo trova provvidenzialmente allo scadere del primo tempo questo gol con Roberto Convinto. Doda, pallone filtrante di testa per Convinto, Dattilo un po' scoperto, attenzione, Convinto scappa via, si ferma, pallone in mezzo per Rizzo, e il 4-1, doppietta di Leandro Rizzo, sono passati appena 4 minuti, ma gran merito del gol di Roberto Convinto. Offensiva, adesso Alfio Chiavaro, il cross sul secondo palo, ci arriva Convinto e arriva adesso il quinto gol, tutto sin troppo facile, gol di Cannavò, doppietta personale per Cannavò. Solo per il risultato, ma anche a livello agonistico non c'è più la tensione che si è registrata nel primo tempo, attenzione, Cannavò ruba palla, il cross e c'è il 6-1 di corso, partita decisamente tennistica, dal risultato tennistico. Prossimo confronto che ricordiamo il Licata. Attenzione avrà in casa. A Matera, attenzione, grande gol, gran di Matera. Gol di Federico Matera. Anche qui il Matera. Gol dell'ex. Bellissimo il gol di Federico Matera, una acrobazia che non ha lasciato scampo, si è trovato praticamente fra i due difensori che non hanno chiuso. Devi giocare laterale. Ma forse gli ha detto Testa, ha detto ti ho regalato un assist adesso. Attenzione, l'errore, corso davanti a Tosto, corso, attenzione, e la doppietta di corso. Un po' sconsolato Testa, la voleva questa palla, sì, ma questa la voleva si è fatto Testa. Ormai ingolosire, era un metro dalla porta. Matera prova a imbucare per Guaiana, recupera la sfera, un'altra bomba e un altro Eurogol di Matera, veramente due gol bellissimi, quelli di Federico Matera. Valenti, poverino, si può dire, qui in questa partita ha preso tre gol, uno più bello dell'altro. E finisce qua. Finisce la partita, goleada, altra goleada in trasferta del Licata che rifila 7 reti al Dattilo. Peppe, Dattilo 3, Licata 7. Complimenti dunque al Licata, una vittoria, Giulio, esagerata contro il Dattilo Noir. Poverini gli avversari, potevano anche fermarsi, sì, quelli del Licata. In realtà quella... Che senso ha fare 7 gol? Seguendo, vabbè, quando... Però bisogna farli i gol, però ripeto, il Licata sicuramente è stata costruita per lancia vincere. Dei segnali molto importanti al campionato, importanti, vogliamo subito andare in Serie D, ecco perché la goleada contro il Dattilo Noir. Ma è sorprendente anche perché il Dattilo è una squadra abbastanza, diciamo, infatti tosta. Tra poco vedremo anche la classifica, a metà classifica il Dattilo Noir, quindi il Licata sembra di un altro pianeta. È sorprendente proprio per questo, quindi ci dice molto sulla forza di questo Licata. Mentre adesso Nicolò Giangreco ci racconta la partita della Provara sconfitta in casa da un'ottima Parma. Vediamo.
purtroppo devo dire che rispetto alle ultime partite oggi abbiamo fatto, e devo dire giusto al primo tempo abbiamo fatto due passi indietro perché eravamo sempre in ritardo, sogno il pallone, ho visto la squadra era lunga, però abbiamo avuto come sempre le nostre occasioni che non abbiamo sfruttato. Dopo al secondo tempo abbiamo cambiato qualcosa, abbiamo segnato un gol per me regolarissimo, ma il segnalino non lo so che cosa ha visto ed è annullato. Dopo c'è stato un episodio su Chianetta dove anticipa il suo avversario e l'avversario gli dà un calcio, non so perché l'arbitro non fischia il calcio di rigore, e dopo eravamo sbilanciati e la Parma Val ha raddoppiato. Ennesima sconfitta, adesso è un Pro Favara in difficoltà anche in classifica. Sicuramente si troverà un escamotage per la campagna acquisti di dicembre. Sì, vabbè, la campagna acquisti di dicembre sicuramente faremo qualche cosa, però ancora siamo ai primi di novembre e quindi c'è da lavorare, da martedì ricominciare, anche se c'è il morale sotto i tacchi. C'è da lavorare, lavorare, lavorare e lavorare, solo così si può uscire da questa situazione. Vai. Mister Calafiore, l'allenatore della Parma, un Val a quanto pare una squadra che piace vincere in trasferta. No, a noi piace vincere, o in trasferta o dentro, cerchiamo sempre i tre punti e cercando di giocare a calcio e cercando di fare anche divertire le persone che si vengono a vedere una partita. Io ho visto un Pro Favara più in palla nel primo tempo, poi nella ripresa ha preso il sopravvento alla sua squadra. Sì, noi quasi sempre nei secondi tempi usciamo fuori, abbiamo fatto anche a Dattio la stessa situazione, credo che fisicamente e atleticamente siamo ben preparati in questo momento, abbiamo uno stato di forma eccezionale, quindi chiaramente nei secondi tempi dove ci vuole anche lì l'ossigeno che viene fuori, chiaramente noi usciamo un po' fuori dai canoni della partita e abbiamo molte più occasioni sulle ripartenze. Giovanni Castronovo è favarese, ma guida la squadra della Parmonval, dove è un factotum da presidente e direttore generale. Oggi una vittoria meritata con due gol, uno all'inizio e uno alla fine, ma nell'intermezzo c'è stato qualche occasione anche per il Pro Favara. Sì, sapevamo che incontravamo una squadra in salute, tant'è che domenica hanno colto un bel punto a Canicattì, quindi ci siamo preparati bene in settimana. Devo dire che il fatto di averla sbloccata subito ha messo la partita sui binari a noi congeniali. Penso che alla fine dei 90 minuti la vittoria sia assolutamente legittima, anche se il Favara in qualche occasione ha sfiorato il gol, ma stiamo parlando di una buona squadra che diventa anche ottima tra le mura amiche. Poi nella seconda frazione hanno cercato di metterla sull'agonismo, sulle entrate, sulle provocazioni, però poi il 2-0 ha chiuso in ogni modo la contesa. Ripeto, penso che alla fine della partita nessuno può dubitare sulla nostra legittima vittoria. Faccio i miei complimenti comunque al Favara, che ha dimostrato di essere una squadra coreacea, e penso che con la riapertura delle liste, con i giocatori che mi dicevano che dovrebbero tesserare, penso che non farà fatica a raggiungere la salvezza. Ed ecco adesso la classifica dell'Eccellenza, bellissima per il Licata, in testa con 27 punti, al secondo posto il Canicattì con 23 punti ma in piena crisi, poi Sant'Agata 22, Mazara 19, Alcamo e Parmonval 17, Dattilo Noir, Mussomeli, Geraci 14 punti, poi Castellammare, Marsala 11, Cus Palermo 10, Pro Favara e Partini Caudace 8 punti, Caccamo 4, Castelbuono 2 punti. Vediamo il prossimo turno, queste le gare dell'undicesima giornata: Alcamo, Geraci, Cus Palermo, Pro Favara, Canicattì, Caccamo, Sant'Agata, Parmonval, Licata, Mussomeli, Mazara, Dattilo Noir, Partini Caudace, Marsala, Castelbuono, Castellammare. Dunque Licata, Mussomeli domenica prossima al Dino Liotta di Licata. Torniamo al torneo di promozione, girone A, ancora con Giulio Castaldo dell'Olimpica Akragas. Come detto, la formazione biancazzurra ha pareggiato in casa 1-1 contro il Villabate, fallendo la caterva di occasioni per vincere la partita. Giulio, sì, tornando ancora sull'argomento. Come dicevo prima, l'approccio alla partita deve essere diverso. Ora, fortunatamente, abbiamo la possibilità di rifarci subito, già da mercoledì, che abbiamo un impegno molto importante con il Camarat, è un derby.
e quindi è l'occasione migliore forse per rifarci, con un atteggiamento diverso, con una cattiveria diversa, quindi per cercare di chiudere le partite sicuramente ci possiamo togliere grandi soddisfazioni, perché comunque, ripeto, i miei compagni stanno facendo un grandissimo lavoro, magari la gente non sa quello che c'è dietro, le difficoltà che ci possono essere dietro, e quindi dobbiamo solo continuare così, però cercare appunto di approcciare in maniera diversa le partite. Anche il torneo di promozione Gironè è giunto alla decima giornata, questi i risultati del weekend. Don Bosco Partinico, Libertas Racalmuto 3-0, Misil Meri Albatro Lercara Friddi 2-1, Gattopardo Salemi 0-1, Camarat Vis Borgo Nuovo 5-2, Monreale 5 Torri Trapani Folgore 2-1, Olimpica Acragas Villabate 1-1, Oratorio San Ciro Giorgio di Marineo Balestrate 4-1, Valle Lunga Casteltermini 3-1. E dunque vediamo adesso il servizio sul pareggio interno dell'Olimpica Acragas contro il Villabate 1-1 all'Esseneto. 94esimo, ultima azione della partita, Olimpica Acragas Villabate, punizione per Emiliano Bellavia, la palla sfiora il palo alla sinistra di Messina, poi il fischio dell'arbitro che certifica il clamoroso pareggio interno dei biancoazzurri contro il Villabate, che lotta per la salvezza diretta. Mister Giovanni Falsone a passo spedito si reca sotto la curva sud per chiedere scusa ai tifosi che per tutta la partita hanno sostenuto il gigante. Nel primo tempo è vero che potevamo fare 2, 3, 4, 5 gol, però è anche vero che non abbiamo giocato bene ed è giusto che sia così. Le partite o si chiudono oppure poi alla fine, però una squadra come noi, una squadra formata da ragazzini, queste partite le deve chiudere anche nel secondo tempo. Purtroppo paghiamo lo scotto sempre dall'inizio e dobbiamo andare avanti fino a dicembre. Speravo molto di arrivare, di prendere più punti possibile fino a dicembre, però... Quanto sei deluso? Molto, molto, molto. Molto deluso, però non ho niente da dire, da rimproverare. Lo sapevamo tutti, abbiamo iniziato in ritardo e fino a dicembre dobbiamo essere consapevoli di quello che abbiamo. Adesso il recupero contro il Camarat, bisogna tornare a fare tre punti. Ma noi sempre, non è solo il problema del Camarat, anche oggi con tutti. Dobbiamo arrivare a dicembre con più punti possibile e poi giocarci il raccio finale. L'Olimpica Acragas ha sprecato una grande occasione per rimanere nei piani alti della classifica. Il pari contro i giallorossi fa tanto, tanto male. Il gol degli ospiti di Tessitore all'80esimo è stato un autentico regalo del portiere Sgroi, che scivola goffamente per terra nel tentativo di bloccare il tiro cross dell'avversario. Inutile l'assedio finale dei padroni di casa. Il Villabate, bravo a rimanere in partita e fortunato nel pareggiare, non ha rubato nulla. L'Olimpica Acragas è mancata in tanti fondamentali. La squadra ha bisogno di rinforzi di categoria per cercare di impensierire le squadre di testa, altrimenti sarà un campionato anonimo e di sofferenza. Giovanni Falsone non può schierare l'unico attaccante centrale in rosa, Sant'Angelo, infortunato. Al suo posto il difensore Musa, con Tanio Falsone a centravanti. 4-3-3 per i biancoazzurri. In difesa torna Armenio, gioca anche Daudì. A centrocampo spazio a Castaldo e Cambiano. Nel tridente offensivo c'è Maniscalchi, tra i migliori in campo. Il Villabate è imbottito di giovani con tanta buona volontà. La missione della squadra di mister Tilotta è quella di provare a strappare un punto alla corazzata biancoazzurra. Dirige il match Carlo Averna della sezione di Caltanissetta. Al pronti via l'Olimpica Acragas, detta subito legge, e al primo vero affondo spacca la partita con la rete del giovane difensore Sebastian Ortugno. Poi i padroni di casa sprecano una caterva di palle gol. Falliscono il raddoppio Maniscalchi, Falsone, Castaldo e Locurto. Il Villabate in contropiede ha un paio di occasioni per segnare, ma la mira è sbagliata. La partita rimane aperta, il risultato è sempre in bilico, i padroni di casa non riescono a chiuderla. Tanti errori in casa biancoazzurra e ospiti che crescono e prendono fiducia con il passare del tempo. Si va al riposo con Olimpica Acragas in vantaggio, ma senza aver prodotto un grande calcio per la categoria. Nel secondo tempo è sempre la squadra di Falsone a fare la partita, con la ricerca affannata del secondo gol. Poi la stanchezza ha il sopravvento. Il Villabate rimane concentrato e a 10 minuti dal termine trova il pari con la complicità del portiere Sgroi. L'Olimpica Acragas all'arrembaggio nei minuti finali, dentro anche Bellavia, ma il punteggio non cambia. La porta di Messina rimane inviolata e la squadra giallorossa strappa un pari che ha il sapore di una impresa. Per l'Olimpica Acragas invece il punto è il gusto amaro di un'autentica beffa.
Giulio Castaldo, peccato ancora per questo pari interno dell'Olimpica Akragas contro il Villa Abate. Pochi anche gli spettatori presenti all'Esteneto, 170 paganti. Perché accade questo secondo te, Giulio? Ripeto, c'è lo scotto della passata dell'Akragas stagione. Fallita? La delusione l'Akragas della Lega Pro fallita? Dello scorso anno, di questo fallimento, sicuramente si sta facendo sentire anche quest'anno. Però quello che chiedo appunto dall'inizio di questo campionato è di starci vicino, perché siamo una squadra appunto con un giusto mix di giovani, ma anche di gente più esperta, ma abbiamo sempre bisogno del sostegno dei nostri tifosi. E colgo sempre l'occasione per ringraziare gli ultra che sono sempre presenti in casa e fuori. Per il resto l'invito è sempre rinnovato per tutti gli appassionati. Tante le gare da recuperare in questo girone dovute all'allerta meteo, il maltempo che ha colpito, ha flagellato un po' la Sicilia. L'Olimpica Akragas torna in campo tra due giorni, mercoledì contro il Camarat, e poi ci sarà anche un altro recupero. Sì. Che contro il Lercara Friddi. Contro il Lercara Friddi, esatto. Questa di mercoledì ormai è diventata quindi una partita fondamentale, un derby. Loro sono in un buon momento perché hanno fatto diverse vittorie. Hanno vinto bene in casa contro il Visborgo Nuovo per 5-2 e poi hanno vinto anche l'andata della Coppa Italia in casa del Misil Meri, una squadra in grande forma, quella di Renato Maggio. Sì, sì, infatti sicuramente è una partita piena di insidie, però non possiamo sbagliare sicuramente. Penso che la nostra posizione, appunto, non bisogna fare un dramma di questo pareggio sicuramente, perché abbiamo la possibilità di recuperare appunto questi punti che ci potrebbero riportare appunto nella zona playoff. E poi a dicembre si sa che si affronterà un nuovo campionato con gli acquisti. Vi sarà il mercato di riparazione, cosiddetto, e dunque l'Olimpica Akragas dovrebbe rinforzarsi, ovviamente con l'ingresso in società di nuovi dirigenti che potrebbero portare tanto denaro per fare un buon mercato. Vediamo la classifica della promozione. In testa ci sono due formazioni, Salemi e Monreale con 24 punti, poi Oratorio San Ciro e Giorgio 22, Misil Meri 20, Valle Lunga 15, Castel Termini, Don Bosco Partinico 14, Albatros, Lercara Friddi, Gattopardo, Olimpica Akragas 13, Camarat 8, Balestrate, Libertas Racalmuto, 5 Torri, Trapani Folgore e Villa Abate 7, ultimo il Vis Borgo Nuovo con 3 punti in classifica. Ancora Giulio Castaldo, velocemente su questa classifica, rispecchia un po' l'andamento di questo campionato? In testa due formazioni. Sono due formazioni, il Salemi lo abbiamo già affrontato e sapevamo appunto della loro forza, una squadra composta di gente di categoria superiore, mentre il Monreale non l'abbiamo ancora affrontata, quindi non la conosco bene. Diciamo che la nostra classifica è condizionata non solo dai recuperi, ma non ci dobbiamo dimenticare della prima giornata che non abbiamo disputato e che ci ha tolto anche un punto, quindi ripeto, non bisogna fare un dramma del pareggio di ieri, bisogna ripartire subito perché ne abbiamo la possibilità e possiamo risalire la classifica. Tra poco parleremo del prossimo turno, ma soprattutto tra poco vi sveleremo i nomi dei nuovi dirigenti dell'Olimpica Akragas. Avremo un'intervista speciale con il presidente Giovanni Amico. Ma torno adesso da Edoardo Fontana per parlare con questo bravissimo cestista della Fortitudo Agrigento. Ti chiedo un po' questi primi mesi in casa Fortitudo come sono stati per te? Sono questa famiglia bellissima della... Posso assolutamente ritenermi soddisfatto di questi primi mesi. Sono stato accolto subito come se fossi già qui da 10 anni quasi, sia dai più vecchi ma anche dai più giovani. Siamo un bel gruppo, sia dentro che fuori dal campo, e questo ci aiuta molto in tutte le nostre difficoltà che poi possiamo riscontrare, soprattutto in campo ovviamente. I tuoi obiettivi personali quali sono, Edoardo? Guarda, sicuramente aiutare il più possibile la squadra, questo in primis. Poi non ho un vero e proprio obiettivo, sicuramente dimostrare che posso esserci in questa categoria, che è la Serie 2, appunto il primo anno per me, visto che l'anno scorso ho disputato il campionato di Serie B, e poi niente, di portare Agrigento il più in alto possibile. I due americani? Bell, Cannon, i due americani sono veramente... Cosa per noi raccontarci di loro? Io potrei azzardare e definirli, diciamo, oro per noi, nel senso che loro sono molto umili e sono sempre al servizio della squadra. Questa è una cosa intanto molto rara, perché comunque diciamo che l'americano in Serie A 2, visto che se ne possono avere soltanto due, spesso tendono a primeggiare, essere un po', diciamo, le prime donne, ecco, e quindi magari andare anche contro, remare contro un po' la squadra. Invece loro sono sempre al servizio della squadra, abbiamo anche
con loro un rapporto super e quindi si sono instaurati bene. Jay c'era già qui l'anno scorso, Amir è arrivato e si è subito messo al servizio della squadra e questo è molto importante. Ecco. Con il presidente Moncada? Con il presidente Moncada anche è un... Che giudizio può darmi su questa società, su questa dirigenza? Assolutamente positivo, mi sento veramente a casa e sono contento di quello che siamo riusciti a fare fino ad ora, anche perché come non esserlo, ecco, sono molto soddisfatto. Ambra Composto, parliamo di questo torneo di Serie B2 di pallavolo femminile, tu ne hai fatti tanti di questi campionati, quello di quest'anno come ti sembra tecnicamente? Allora, di che livello è? Lo trovo rispetto a quello dell'anno scorso un po' meno livellato, cioè ci sono secondo me quest'anno sono un po' più definite le posizioni in classifica. L'anno scorso è stato un campionato veramente allucinante perché tranne forse una squadra, per il resto tutte quante potevano vincere e perdere con tutte. Tu lo scorso anno giocavi a casa a Palermo? Sì, l'anno scorso ero a Palermo. E noi avevamo una squadra dove comunque, a parte me e Tatiana, le altre avevano pure Tatiana meno esperienza. Lombardo, sì, un ex di qua sì. Insieme a me, abbiamo fatto insieme la promozione e poi la B1. E, dovevamo essere una squadra di metà classifica che si doveva salvare e poi alla fine abbiamo battuto quelle che erano le prime in classifica più di una volta. Insomma, è stato un campionato veramente difficile. Quest'anno secondo me è un pochino più, non dico semplice, però sono un po' più nette le differenze sì. Almeno al momento sembrerebbe così. Siamo giunti alla quinta di campionato, sì. Però ancora è dai presto, risultati, però dalla classifica sembrerebbe quello. E ovviamente poi magari cambierà qualcosa quando appunto entrerà nel vivo del campionato, ci potrebbe essere qualche acquisto, può cambiare qualcosina, però al momento sembrerebbe così. Sarà duello fino alla fine tra voi e il Santa Teresa di Riva, secondo te? Secondo me sì, loro sono una squadra molto molto buona, hanno più giocatrici esperte e sono molto quadrate, molto sistemate in campo e complete. E insieme a noi forse appunto l'altra che può dare fastidio è Reggio Calabria, Reggio come Calabria. Vi ho detto, e le napoletane si pensava che Castellammare potesse dare fastidio, ma alla fine avete battuto 3-0 in casa, sì, e poi comunque anche alle altre partite ha avuto parecchie difficoltà. Non ti saprei dire su qualche altra, forse le catanesi. Vedremo nel corso della stagione. Forse Condor potrebbe dare pure fastidio perché ci sono molte ragazze giovani e promettenti e un paio di quelle di esperienza che sono toste. Senti, che ricordi hai dell'Akragas Volley? Perché tu hai giocato ad Agrigento, eri giovanissima qui ad Agrigento. Oddio. Non è che adesso sei, però eri, no, eri sì, nel, noi abbiamo nel fatto... cuore della tua carriera, ecco. Sì, abbiamo fatto avete sfiorato anche la promozione. Sì, abbiamo vinto il campionato di B2 quell'anno facendo 26 vittorie. Abbiamo perso sì, solo 11 set, la stagione perfetta. Poi come quasi. Nel calcio anche l'Akragas Volley è fallita, caro Giulio. L'anno dopo in B1 abbiamo fatto i playoff sfiorando il primo posto, siamo state primo secondo con Marsala tutto il tempo, abbiamo perso quella stagione. È stato un anno tosto perché eravamo solamente 9 e tirare tutto l'anno così poche non è facile, però purtroppo poi è andata male, purtroppo fallito sì, è tutto male. Adesso la pallavolo ad Agrigento è tornata grazie alla SEA Paragona che gioca le gare interne a Palasport sì. Pippo Nicosia ad Agrigento, riaperto grazie alla sì, gestione ci sono Real Basket della famiglia Bazzan. Grandi aspettative, il progetto è assolutamente importante. Il nostro sponsor si è tanto Sergio appassionato. Sergio Venda della SEAP, sì. È il main sponsor, che salutiamo affettuosamente. Si è tanto appassionato, e ci tiene tanto, ci segue molto. E noi siamo qua sperando a battagliare su ogni campo. Sì, assolutamente sì. Giulio Castaldo, torniamo al torneo di promozione. Che giudizio puoi darmi sulle altre agrigentine del girone? Gattopardo, Camarat, Casteltermini, Racalmuto... Allora, insomma, come si stanno comportando le agrigentine? Di queste diciamo non abbiamo affrontato nemmeno una, però per quello che ho potuto vedere, sentire, la Gattopardo mi sembra una formazione abbastanza
che dà battaglia ogni domenica, lo dimostra anche. Però è strana, vince fuori casa, perde in casa, soprattutto contro in Salerno, casa, ovviamente. Soprattutto in casa penso sia appunto la loro forza, l'hanno dimostrato domenica perdendo 1-0. Tra l'altro ho sentito che ci sono stati, diciamo, dei problemi relativi al gol, forse era in fuorigioco. Comunque hanno disputato sicuramente una grande partita. E per quanto riguarda la Libertas, è una squadra molto Racaluto, giovane. Sì. Io ho giocato lì, so quelle che sono le problematiche, però ripeto, è una squadra giovane, quindi questo andamento così altalenante ci può anche stare. Castelterminis, che ha vinto diverse partite importanti, però adesso sembra un po' in caduta la squadra castelterminese. Castelterminis è una buonissima formazione sicuramente. E domenica, cioè questa domenica, ha affrontato il Vallelunga, che noi abbiamo incontrato. E sicuramente non mi sorprende il risultato, perché anche il Vallelunga ha gente di esperienza come Panepinto, e quindi ci può stare la sconfitta del Castelterminis. Penso faranno il loro campionato dando filo da torcere a... Del Camaratta abbiamo parlato, l'affronterete mercoledì, una squadra che gioca un buon calcio, perché Renato Maggio, allenatore, sì, è davvero molto molto bravo e preparato. Sì. Parliamo del futuro della Olimpica Agragas, perché ci sono novità importanti, entrano in società, lo ha annunciato il presidente Giovanni Amico, alcuni tifosi speciali, particolari, che hanno già fatto parte anche dell'Agragas in alcune stagioni fa. E allora vi svelo alcuni nomi di chi farà parte della dirigenza bianco-azzurra: il docente universitario Gaetano Gucciardo, poi entra anche l'avvocato Gaetano Leonardi, poi il tifoso Alfonso Lazzaro, l'ex addetto stampa, segretario, dirigente Enzo Nocera ed il medico dentista Ciro Fuschino. Sempre il presidente Giovanni Amico annuncia che a fine novembre entreranno altri soci con disponibilità finanziaria per rimpinguare le casse della Olimpica Agragas. Giulio Castaldo, sì. Queste novità importanti come le giudichi? Queste appunto sono novità che sicuramente fanno piacere, perché fino a questo momento, diciamo, c'era un'incertezza societaria che sicuramente ha avuto delle conseguenze anche indirette appunto nel nostro spogliatoio. E avere una società appunto presente con le sue figure ci potrà aiutare ad affrontare le prossime partite e il campionato sicuramente con maggiore serenità, e speriamo di fare bene. E dunque ascoltiamo il presidente dimissionario dell'Olimpica Agragas, Giovanni Amico, al microfono di Angelo Gelo. Giovanni Amico, presidente dell'Agragas, oggi ha da comunicare delle novità societarie. Sì, noi in questa settimana abbiamo definito il percorso che avevamo annunciato qualche giorno fa, per cui entreranno nell'associazione alcuni noti tifosi e professionisti agrigentino. Parliamo del professore Gucciardo, parliamo di Enzo Nocera, dell'avvocato Tano Leonardi e di qualche altro che in questa fase, del dottore Fuschino, di qualche altro che in questa fase è... sta decidendo se entrare e in che termini. Queste sono, come per me, adesioni importanti, perché testimoniano il fatto che il messaggio di coinvolgere la città prima ancora di una società, prima ancora che la società abbia un suo presidente, una sua leadership dal punto di vista economico, è per me il presupposto di una, come dire, di un buon esito di questo progetto. Cosa prevede questo ingresso dei nuovi soci? Cosa porterà di fatto alla società? Nuovi capitali o semplicemente dei nuovi dirigenti, insomma? In questa fase porterà sicuramente nuovi dirigenti e un messaggio, un segnale che questa squadra è una squadra che nasce dal basso, dai tifosi, nasce da quelli che vogliono dare una mano per portare ad Agrigento un progetto sportivo nuovo che sia sempre targato Agragas. È chiaro che è un presupposto importante anche nel segno dell'attrazione di possibili e potenziali investitori, perché come sempre dico, io mi sforzo di far passare il messaggio che l'Agragas in questa categoria ci sta scomoda. Però è chiaro che qualsiasi crescita, qualsiasi percorso di crescita di questa società passa dalla condivisione di tutta la città, e quindi il primo punto di forza.
Ancora Giulio Castaldo per commentare le parole di Giovanni Amico e anche del sindaco Lillo Firetto, presente domenica a Messeneto a vedere la partita contro il Villa Abate. Amico, conferma quello che abbiamo detto poco fa, l'ingresso di questi nuovi dirigenti particolari, speciali, molto attaccati ai colori bianco-azzurri. Per dare quale futuro a questa squadra? Si pensa di fare una squadra importante per dicembre? Penso sia appunto l'inizio di un progetto che possa dare delle soddisfazioni appunto a tutti gli agrigentini, a tutti i tifosi. Chiaramente bisogna comunque avere pazienza e lavorare sempre con la stessa umiltà, sperando appunto che a dicembre poi possa arrivare anche gente che ci possa dare una mano. L'obiettivo rimane sempre quello, cercare di fare un campionato di alta classifica, però ricordiamo sempre che ci sono anche gli avversari, quindi ogni partita deve essere affrontata con rispetto, appunto cercare di dare il massimo per vincere. Passiamo adesso al calcio di prima categoria velocemente, vediamo un po' di risultati. La capolista Sciacca ha vinto in trasferta 1-0 contro il Palermo, stiamo parlando del girone A di prima categoria. Poi il Real Menfi ha perso in casa contro il Fulgatore 2-0. Sciacca in vetta a punteggio pieno, 18 punti dopo 6 giornate. Per il prossimo turno vi segnaliamo Cinisi Real Menfi, Sciacca San Vito Lo Capo. Per il girone G, la capolista Empedoclina vince ancora 2-1 sul campo del Nicosia. Il Ravanusa ha vinto il derby contro il Raffadali 3-2. L'Aragona ha pareggiato 2-2 contro il Branciforti. Il Gemini ha perso 3-0 sul campo del Villarosa. Per il prossimo turno vi segnaliamo i derby Empedoclina-Ravanusa e Gemini-Aragona. Per quanto riguarda il calcio a 5, nella sesta giornata di andata, la Soporto Melilli ha vinto lo scontro diretto contro il Mabonat Palermo per 9-0. Il Melilli è da solo in vetta al campionato. L'Acragas Futsal di Beppe Castiglione ha perso in Calabria contro il Polistena per 8-4. Per i biancoazzurri hanno segnato Toledo, doppietta, Cascino e Martinez. Il primo tempo si è concluso con il punteggio di 5-0 per i padroni di casa. Nella ripresa la reazione un po' tardiva dell'Acragas Futsal. Adesso la palla a mano, campionato di Serie B, ancora una vittoria bella e convincente della palla a mano Girgenti contro il giovinetto Marsala. Vediamo il servizio. 3 vittorie su 3 per la palla a mano Girgenti nel campionato di Serie B. La squadra di Maurizio Camilleri, dopo la lunga sosta, ha battuto in casa, gara nelle immagini, il giovinetto Petrosino 42-22. Una vittoria nel punteggio, nel gioco esagerata, che consente alla pallamano Girgenti di rimanere da sola in vetta al campionato. L'Albatro Siracusa ha osservato infatti un turno di riposo. Mattatore del match terzino Vincenzo Pace con 10 reti, poi Cirasa 7, Vaiana e Gelo 5, Podario 4 gol, Dalle Cardillo e Cumbo 3 reti. I biancoazzurri hanno dominato dopo un avvio equilibrato. Dopo il 4-4, il settebello di Camilleri ha preso il largo. Il match non ha avuto più storia, gioco veloce e spumeggiante, schemi belli e concreti. La squadra grigentina ha girato a meraviglia, divertendo il pubblico presente allo Sport Village. Tutti i giocatori sono andati a segno con regolarità. Supremazia imbarazzante della pallamano Girgenti, che ha chiuso il primo tempo avanti di 10 reti, 19-9. Nella ripresa, la squadra di casa ha aumentato lo scarto, complice un vistoso calo degli ospiti. La pallamano Girgenti sale in classifica a quota 6 punti e sabato prossimo sfiderà in trasferta la pallamano Aretusa. Si gioca a Siracusa con inizio alle ore 16. E torniamo adesso alla pallacanestro, vediamo il prossimo turno del campionato di Serie A2, queste le gare dell'ottava giornata, Siena, Treviglio, Biella Scafati, diretta su Sport Italia, Virtus Roma, Trapani, Bergamo, Leonis Roma, Legnano, Rieti, Casale Monferrato, Capodorlando, Virtus Cassino, Tortona, Latina, Fortitudo, Agrigento, Edoardo Fontana. Trasferta sulla carta abbordabile, ma è una squadra tosta Latina. Assolutamente sì, hanno dimostrato di essere una squadra tosta e di poter vincere con tutti. È una squadra molto insidiosa, dove ci sono giocatori molto esperti e giocatori di categoria. Hanno due americani che sono molto, molto forti a livello offensivo. Dobbiamo cercare di restare compatti e di dimostrare, soprattutto prima di tutto a noi stessi, che quella di domenica è stata solo una sbandata. E che... Latina che avversario è? È una partita molto, molto difficile. Loro sono sicuramente preparati e allenati bene, ci limiteranno sicuramente, soprattutto i nostri punti di forza, e noi dobbiamo fare lo stesso con loro, appunto dicevo, limitando soprattutto i loro americani, ma
hanno un reparto anche di lunghi molto, molto forte. E la vostra quarta trasferta di campionato, avete vinto due trasferte, avete espugnato due palasport importanti, quello di Biella e di Bergamo, avete perso a Ferentino contro la Leonis Roma, adesso la trasferta di Latina con l'obiettivo di portare a casa i due punti. Assolutamente sì, l'obiettivo è sempre vincere ovviamente, cercare di ripeterci come abbiamo fatto facendo un'altra grande partita come appunto abbiamo già fatto a Bergamo e a Biella e speriamo di riuscirci. La capolista Virtus Roma gioca in casa contro Trapani, che gara ti aspetti? Assolutamente un'altra partita molto, molto insidiosa, Trapani sta dimostrando di essere una squadra assolutamente da playoff e Roma deve appunto mantenere il primato, quindi mi aspetto una partita molto, molto tosta e combattuta fino alla fine sicuramente. Prossimo turno del campionato di pallavolo Serie B2 Girone I, vediamo le gare in programma nel weekend. Condor Catania, Termini Palermo, scusate, Volley Giarre, Volley Pizzo, Pedara Battipaglia, Castelvetrano, Volley Terrasini, Volley Reggio Calabria, Santa Teresa di Riva e Nola Seap Pallavolo Aragona, riposa la Nemesi Stabia. Si va in campagna, Ambra Composto, si parte venerdì mattina, la gara è alle 15.30 e sarà in diretta streaming sulla pagina Facebook della Pallavolo Aragona, una gara ovviamente da vincere ad ogni costo. Assolutamente sì, ci sono da portare a casa tre punti senza storie. E, ovviamente studieremo la partita nel miglior modo possibile. E, ripeto, non conosco questa squadra perché è una neopromossa e so solamente l'unica notizia diciamo, che abbiamo è che ci sono appunto ragazze molto molto giovani. E non so se forse sono ultime con tre punti insieme a tante forse altre hanno vinto una sola partita, sì, noi dobbiamo non fare sottovalutare no assolutamente perché no perdere un set significa tanto nella pallavolo infatti noi è per quello è importante fare tre punti ma è importante vincere 3-0, non regalare set assolutamente perché poi possono essere importanti per nella classifica per il quoziente set infatti a pari quando si va a pari punti serve un 3-0 tondo sì tondo. Sì sì assolutamente noi ovviamente dobbiamo essere il più cinico possibile fare il nostro gioco. Spesso con queste squadre è più difficile giocare perché non sai bene quando sono giovani come attaccano, come si muovono, fanno cose a volte un trasferta po' strane. È un po' un'incognita questa sì, trasferta. Esatto. Però noi dobbiamo essere brave lì a sbagliare poco e a imporre il nostro gioco fin da subito. Dalla pallavolo torniamo al calcio, torneo di promozione, vediamo il prossimo turno del girone A insieme anche a Giulio Castaldo, adesso lo commenteremo il prossimo turno, ma intanto vediamo il prossimo turno in grafica. Albatros Lercara Friddi, Monreale, Balestrate Vallelunga, Casteltermini, Don Bosco Partinico, Cinque Torri Trapani Folgore, Gattopardo, Misilmeri, Olimpica Acregas, Liberta Sera Calmuto, Cavarat, un derby da non perdere, Salemi, Oratore San Ciro e Giorgio di Marineo, Visborgo Nuovo, Villa Abate. Dunque per l'Acregas prima mercoledì il derby contro il Cavarat e poi si va a giocare una partita difficile sul campo del Misilmeri che gioca tra l'altro a Palermo se non ricordo male. Credo di gare intere perché ha il campo in ristrutturazione. Sì. Sono due partite diciamo fondamentali per noi dopo il pareggio di ieri, è inutile nasconderci, però dobbiamo pensare partita per partita, quindi mercoledì affrontiamo il Cavarat, ci servono assolutamente tre punti e poi in due giorni prepareremo la sfida appunto di Misilmeri con una squadra che sta facendo molto bene. Siamo fiduciosi per questa partita. Il Misilmeri ha perso l'andata di Coppa Italia contro il Cavarat. Sì, però è una squadra che ha dimostrato appunto di poter fare bene, di giocarsela con tutte e quindi stanno facendo un buon campionato. Speriamo appunto di affrontare queste partite. Senti, il Bomber Sant'Angelo come sta? E ha ricevuto per mercoledì? Domani abbiamo l'allenamento, la rifinitura, vediamo domani le sue condizioni, aveva ricevuto una botta in allenamento appunto prima della partita di domenica, ha provato nel riscaldamento. Eh sì, è vero, non ce l'ha fatta. Non ce l'ha fatta, speriamo di ritrovarlo subito. Senti Giulio, per te cosa rappresenta indossare quella maglia che anche tuo padre ha indossato molti molti anni fa? Una maglia così importante, così pesante, così gloriosa. Sì, sicuramente. Tu sei soprattutto un tifoso dell'Acregas. Sì, sì, sì. Sono cresciuto qui anche nelle giovanili, diciamo. Per me è sempre motivo d'orgoglio, sicuramente è una maglia che pesa, però cerco sempre di dare il massimo appunto per rispettarla intanto e per dare chiaramente soddisfazione a quei tifosi che
ci seguono sempre. Speriamo, ripeto, di riportare tutti insieme questa squadra dove merita. Bene, termina qui la quarta puntata di Zona Sport. Saluto e ringrazio gli ospiti, saluto Giulio Castaldo, grazie, noi ci vediamo mercoledì alle Seneto per la sfida contro il Camarat. Grazie a voi, buonasera. Bocca al lupo. Grazie anche ad Ambra Composto. Grazie a voi e buona serata. E ringrazio anche Edoardo Fontana della grazie Fortitudo Moncada Grigione. Ringrazio l'ufficio stampa della Fortitudo e ringrazio anche l'ufficio stampa degli altri due nostri ospiti. Grazie a voi per l'attenzione, saluto e ringrazio anche chi mi ha collaborato, Nicolò Giangreco per la redazione sportiva, poi il regista Gigi Bartolomeo e qui in studio Maurizio Sferrazza. Grazie e arrivederci.